Andrea, di là, ne sono certo. Rieccoci ragazzi, bentornati a tutti sul canale di Rico in Game. Abbiamo raggiunto il quartier generale dell'Um Neri. Buongiorno. Buongiorno. State entrando nel quartier generale di Black Lusa. Temperature. Sentite il sound, ragazzi. Meno 52. Temperatura interna 37,2. In aumento. Perfetto. Oh, ha una voce incredibilmente seducente, la signora. Sì. Allora, qua dobbiamo stare veramente attenti, ragazzi, eh. È una zona incredibilmente snervante. Non si agiti, signorina, arriviamo! Rutto di Glutrai, ma sbrigati! Aspetta, Glopox. Ci vuole pazienza. Oh merda. Occhio. Dai. È più veloce di noi, eh. Che cazzo. Sì, ti sento. Cosa ti dicevo? Soccorso. Soccorso, soccorso. No, non lo vedo, ragazzi. Ma dove cazzo sono finito? Allora, sapete che faccio? Vado qui. E boom. Vai, vai. Raccoglilo prima che scompare. Andiamo. Oh, che c'è? Grobox, che c'è? Rutto di Glut, l'accoglienza non è delle migliori. Oh, è protetto da un mago. Sì. No! State entrando nei magazzini. È qui che le nostre truppe scelte collaudano le armi con rigore e pazienza. Dove sto? Aia. Aspetta che adesso vengo, eh. No, che non cadere. E niente. Se non caschiamo giù, ragazzi, non siamo contenti. Oh.
sto stronzo. Devo andare a girare il materasso dal lato estivo. Grazie. Ok, no. Vabbè, abbiamo lasciato qualcosa qua. Non lo so perché mi sono precipitato. Eh sì. Era giusto per prendere questo. Piano. Il controllo traffico aereo ci informa che il Lexis è in vista. Che dobbiamo stare molto attenti a queste bombette. Attenzione. Occhio. Si segnala un'invasione di tarme nel sistema di aereo. Ah, no, che... No, non è vero però, eh. Ma come, Capitano America? Capitano America è richiesto alla polveriera. Zio. Aia. Vaffanculo. Eh sì, ma non ho il coso. Ma c'è qua. Ma guardate dove stava. Ah, sei tu, che lanciavi le bombette. Ok, abbiamo fatto tutto il giro, adesso possiamo seccare il mago. Perfetto. Sta per cominciare. Che bello, incontreremo la signorina. No, Globox, non è... Ecco. Rayman, il tuo amico è caduto nella mia trappola. Sì, ci è cascato come un pirla. Cucci. Thank you.
Globox! Resisti! La distruggiamo questa fabbrica, ragazzi. Oh, 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 oh. Aspetta, mi serve questo. Caro giocatore, sarei certo sorpreso di scoprire che il tuo servitore è costituito da 816 poligoni. Sapessi che Glut stessa ne contiene solo 318, è facile capire perché io rappresenti l'apice dell'evoluzione 3D. Oh, cacchio. Devo beccare la leva. Vabbè, senti. Brutto. Dove stai? Ti è. Ok. Sappi anche che sono dotato di 20 articolazioni e di 68 animazioni che permettono al mio corpo una mobilità invidiabile, sia nei combattimenti corpo a corpo, sia nei momenti più intimi della mia vita. Qui ragazzi. Vabbè, se caschiamo così iniziamo male. Oh, bravo, mettimi una visuale decente perché altrimenti. No! Era difetto sul fucile.
Grazie. Bella, bella. Bella. Snake, Mario, Freeman, Jack. Non credere che la mia intelligenza sia da meno. Sappi che il mio cervello è frutto dell'interconnessione di 900 linee di codice che consentono oltre 21 comportamenti complessi. Amici Hoodlum, André, il nostro beneamato capo, non è contento. Rayman è ancora vivo. Finché non saprete sparare, resterete chiusi nel poligono di tiro. E ora, allenarsi, allenarsi. Là. Là. Là, vabbè, è una stronzata. Lei non la dobbiamo beccare. Siete entrati nella fonderia, il posto più caldo di Black Luna. Aia. Questo pezzo, ragazzi, è un po' palloso. Annuncia che il Lexis sta per atterrare in cima alla torre. A causa dell'estrema suscettibilità del Dio, vi preghiamo di non bere in sua presenza ed evitare di controllarvi la temperatura interna. Ok. Occhio. Occhio. Evitiamo, di fare queste stronzate. Ho detto evitiamo di fare queste stronzate e caschiamo così. Guarda quanto ci ha tolto. Ma che cos'è? Sto rischiando, ma di brutto, sto rischiando, ragazzi. Sto facendo schifo. Guarda che... Andiamo fino in fondo. Si è abbassata la scala, meno male. Il fatto è che qui se finiamo nella lava, rischiamo anche di rimanerci secchi all'istante. E aia. Dobbiamo salire fin là.
scocci. No, cacchio, ma perché non ti sei aggrappato? Guarda te. Se devo morire male per prendere due gemme. Che attenzione. Ok. Scendiamo un attimo qua. Allora, potevo scendere anche dopo. Sta per atterrare in cima alla torre. Ok, adesso la tac 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 tac, anche qui salta, anche qui, e così. Ottimo. La faccio? Da qui ci arrivo? Sì. Che miseria. Dove sta? Veramente questa visuale è comodissima, eh. Meno male che il tipo va giù facilmente. È sempre peggio qui, ragazzi. Porca miseria. Oh! Se caschiamo qui. Che pensano ancora che Rayman sia più evoluto di me? Pongo questa semplice domanda. Avete ci vogliamo male, eh? Ma male. In ogni caso, certo più di me, visto che io non ho mai subito sconfitte. Conclusione? Ole. Oh, finalmente! Nella sala della macchina orribile. Questa macchina orribile. La dobbiamo distruggere. Passami il microfono. Chiamate le forze e bloccate tutte le uscite. Rayman non deve toccare la macchina orribile. Oh.
Ella. Ok. Cosa esce adesso? Le bombette? Ammazza, oh, quante ne lanciano? Scende più in fretta adesso, ragazzi. Scende subito. Yes. No. Ma di nuovo questo. Però loccalo, miralo. Sempre i tizi che lanciano le bombette. Rayman, dove cacchio stai mirando? Dai, dai. Yes! Questo lo vedremo. Fratelli miei, apri il destino del blu blu blu. Via. Veloci, veloci. No. Corri, 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 corri. Corri, non fare le boccacce, cacchio. No, dove cacchio doveva andare? No! Oh merda! Sono bello che è morto, ragazzi. Sono morto, sono morto. E in pieno mi ha preso. Perfetto. Non ci credo. Ma
via, è da solo! Fermatelo! Ce l'abbiamo fatta. Panico. Sì. Scettro ancestrale ti invoco, Ulettis, portatore di notte, padre del popolo Knaren. Avvicinati e dammi il tuo potere. Ok ragazzi, siamo fuggiti dalla fabbrica infernale, l'abbiamo fatta saltare in aria, però è successo un casino. Mi fermo qui con questo episodio, voi come sempre fatemi sapere la vostra, lasciate like, condividete, iscrivetevi al canale se vi fa piacere, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!